Da Radio Speranza trasmettiamo Geriatria in onda, a cura del professor Carlo D'Angelo. Amici radioascoltatori, una nuova puntata della Geriatria in onda. Di cosa parliamo oggi? Di un altro argomento di geriatria molto importante. Non parliamo dell'Ebola, solo per ricordarvi che l'Ebola è una vera e propria epidemia che per fortuna si sta fermando. Parliamo di un'altra epidemia che è il diabete, perché il diabete mellito, così chiamato perché significa dolce zucchero, è diventato così frequente nel mondo da poter parlare di una vera e propria epidemia. Milioni di persone ne sono colpiti. Basta pensare che oltre il 30% dei soggetti che hanno 70 anni, più di 70 anni, hanno il diabete e che questa malattia va aumentando progressivamente, così come aumenta l'età della popolazione. Perché questo? Accanto ad alcune forme ereditarie, dobbiamo parlare purtroppo di due problemi che portano al diabete: la sedentarietà e l'obesità. Non è che sono la causa diretta, ma favoriscono lo stare troppo fermi e l'aumentare di peso, l'insorgenza di un diabete. Perché è importante questa patologia? Certo, si può curare, è curabilissima, ma è importante per le complicazioni che dà, ne parleremo fra poco, e soprattutto perché riduce l'aspettativa di vita. Si calcola che un soggetto anziano che sviluppa un diabete riduce la sua vita di almeno 5 anni e questa è una cosa molto importante, a parte le complicazioni, ripeto, che possono venire. È semplice fare diagnosi, molte volte si fa in laboratorio una glicemia a digiuno, ma questa non è sufficiente, delle volte si fa una glicemia dopo mangiato, post prandiale, forse è anche meglio fare una curva da carico, un'emoglobina glicosilata, ma questi sono dei problemi del vostro medico al quale dovete chiedere che cosa fare. Il diabete rappresenta un problema anche da un punto di vista sociale, sanitario ed economico. Pensate ai miliardi di lire, oggi diremmo di euro, che si spendono per il diabete, per la cura, per la prevenzione, questa è una buona spesa, per i ricoveri in ospedale, per gli interventi, per le conseguenze che il diabete provoca. Non possiamo dilungarci sulla fisiopatologia, cioè in quale modo questa malattia si realizza e si sviluppa, perché è più un argomento tecnicamente medico. Diremo che nel diabete vi è una riduzione o addirittura una scomparsa totale dell'insulina, che è quell'ormone che permette di metabolizzare lo zucchero, o una riduzione, così come avviene nell'età senile o per alcune patologie contratte durante la vita. Né ci parleremo del diabete di tipo 1, che è quello giovanile, che forse è quello che più riduce la vita, perché siamo in geriatria e parliamo quindi del diabete di tipo 2, del diabete che si chiama anche non insulino dipendente. Vi dicevo le cause che portano al diabete. Certo, vi è anche una familiarità diabetica, cioè una ereditarietà. Ci sono delle tabelle che ci dicono che se due genitori diabetici hanno dei figli, la metà di questi potrà avere il diabete. Ecco perché è importante sapere alcune cose per poter applicare subito, fin da ragazzi, fin da giovani, applicare dei principi di prevenzione primaria. Abbiamo più volte nominato le complicanze. Il diabete è caratterizzato dalla presenza di una quantità maggiore di zucchero nel sangue. Ma qual è il problema? Che questo zucchero che c'è in più causa delle interreazioni, soprattutto con la parete dei vasi. Qui dovremmo parlare di problemi endoteliali, ripeto, di problemi medici. Diciamo una cosa molto banale. È come se i tubi, le nostre arterie, le vene, i capillari, si intasassero per questa presenza di zucchero, se fossero le pareti del nostro sistema cardiovascolare attaccate e portare a delle patologie. Capite quindi che si possono avere grossi problemi sia per malattie dei piccoli vasi che dei grandi, delle grandi arterie.
Malattie dei piccoli vasi vengono chiamate microangiopatie e sono quelle che interessano la retina, il rene e anche il sistema nervoso. Questi possono essere colpiti. L'oculista, quando controlla la vostra vista, molto spesso guarda anche il fondo dell'occhio con quella lampada avvicinandosi a voi per guardare dentro i vostri occhi, per guardare il fondo dell'occhio e vedere se esiste una retinopatia, cioè una degenerazione dei vasi, che si può avere questa degenerazione per la pressione alta dell'occhio, per la pressione alta della persona, per altre problematiche, ma il diabete causa una retinopatia severa e può arrivare fino a dare una maculopatia, ad interessare quella che è la macula, quella parte dell'occhio che in pratica ci permette di vedere. Ecco perché fra i diabetici gravi abbiamo molti che sono non vedenti, che sono ciechi. Un altro problema a carico del rene, il rene che noi vediamo sul bancone del macellaio, che compriamo per il gatto di casa se vogliamo dargli della carne fresca, è composto da tante piccolissime parti, da dei tubuli veramente microscopici, i quali vanno mal nutriti da parte delle arteriole che arrivano, i cui apparati glomerulari, diciamo in termine medico, non funzionano più a dovere, e si realizza un'insufficienza renale, non riusciamo cioè a portare all'esterno quelle scorie e il nostro intero organismo ne risente. Così come il diabete attacca a livello di microangiopatia anche i nervi, perché tutto il nostro sistema nervoso, anche i nervi più piccoli, hanno bisogno di essere irrorati, di vivere, e quando sono alterati i nervi succedono tante cose strane, a parte la sensibilità, il non avvertire più, mettiamo il caldo, il freddo, la posizione, si verificano anche delle alterazioni di quel sistema nervoso che comanda la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, la sudorazione, la motilità gastrica, la motilità intestinale, un intero sistema nervoso diviso fra simpatico e parasimpatico, sono termini medici, che noi non comandiamo ma che sono autonomi. Si verifica in questi casi una perdita di questa autonomia con tutte le conseguenze dette. Ma i danni maggiori che sono noti del diabete sono quelli legati alle macroangiopatie, cioè alle alterazioni dei grossi vasi. Ad esempio è molto noto la problematica legata al piede diabetico. Attenzione a non causarsi in corso di diabete delle ferite sui piedi, perché il tessuto è meno irrorato, la cute è più secca, coesiste anche un'alterazione del sistema nervoso, la temperatura è alterata, i muscoli sono meno trofici, il piede che va incontro a un'infezione nel diabetico è una cosa seria. Gli americani dicono sempre: controllate i vostri piedi, signori diabetici, controllate le unghie, controllate la situazione in mezzo alle dita, perché possono insorgere delle grosse problematiche legate al sangue che non arriva perché le arterie sono alterate, e in molti casi purtroppo si giunge anche all'amputazione di una parte dell'arto. Dobbiamo ricordare anche che il diabete dà delle complicazioni acute. Io credo che la maggior parte dei pazienti scherza su questa patologia dicendo: io prendo la pillola e mangio, io faccio l'insulina e mangio, e questa è una delle più grosse sciocchezze. È come uno che dice: io verso la benzina sul fuoco e poi chiamo i vigili del fuoco. È una pazzia non curarsi per il diabete in modo adeguato. Vi sono persone che vanno incontro a una chetoacidosi, cioè si realizzano dei meccanismi particolari per cui varia il grado di acidità del sangue, come se uno si avvelenasse. In altri casi, invece, si ha una iperosmolarità, cioè noi normalmente abbiamo un tasso di zucchero che è di 100-120 mg per ogni 100 cm cubi di sangue. Ci sono persone che non si curano, che non si controllano, e arrivano ad avere 6 volte questo valore. Cioè, immaginate voi un qualsiasi tubo, una qualsiasi parte della lavatrice, la lavastoviglie, anziché scorrere l'acqua, scorrono
600 milligrammi di calcio, di carbonato di calcio, il tubo si intasa e in questi casi è possibile notare subito, anche senza arrivare alle indagini in ospedale, in laboratorio, il paziente si disidrata, urina moltissimo, beve moltissimo, si realizzano quei segni che sono tipici del diabete, che noi chiamiamo polidipsia, poliuria, cioè il paziente ha bisogno di bere moltissimo, beve litri di acqua e urina litri di acqua. L'acqua serve per diluire questo zucchero che c'è in più nel sangue. Ecco perché di fronte a questi sintomi, quando un paziente urina troppo, beve troppo, da pensare al diabete. Ma diciamo subito, i rimedi quali sono? Certo, sono i farmaci che vi dicevo prima, si chiamano ipoglicemizzanti orali, ce ne sono tantissimi, sarà il medico a scegliere quello più efficace. Alcuni di questi riducono lo zucchero permettendo alle cellule di assumere meglio lo zucchero, altri di questi stimolano la formazione di insulina a livello del pancreas, altri ancora competono con degli ormoni a livello intestinale, sono gli ultimi farmaci noti da alcuni anni. In alcuni casi la farmacologia si serve dell'insulina, cioè diamo direttamente quel farmaco che serve a ridurre lo zucchero, a permettere l'assunzione da parte di tutte le cellule dell'organismo. C'è la difficoltà di doversi fare una iniezione anche 3 volte, 4 volte al giorno, fin quando arriveremo fra qualche anno a delle insuline che si possono assumere per via nasale, così come fanno impropriamente alcuni drogati. Perché se uno sta in un congresso, in un albergo, da qualche parte, va al bagno, o assume l'insulina per via nasale o si fa qualche iniezione, molto spesso si rischia di essere scambiati per dei drogati che stanno assumendo la loro dose, ma questo è uno scherzo, giustamente. Ma la cosa più importante è la dieta. Io ne parlo per ultimo perché è da questo che dipende. È come avere un conto in banca, è inutile pensare di levarsi i debiti se facciamo debiti in continuazione. Dieta vuol dire saper ridurre il sodio, il sale che trascina l'acqua dietro, saper ridurre l'alcol o toglierlo, usare dei dolcificanti, ce ne sono tanti, al posto dello zucchero, ma soprattutto assumere un numero di calorie confacente alla propria persona. Ognuno ha un peso, il peso non deve aumentare, anzi si deve ridurre, e bisogna mangiare in modo tale da ridurre il peso corporeo, soprattutto se si è a livello di sovrappeso. Rimane però come cardine fondamentale, oltre la cura per il diabete, la prevenzione. Se noi sappiamo che discendiamo da genitori che hanno avuto il diabete o che hanno il diabete, è possibile cominciare da subito a fare una prevenzione primaria. E qui ancora torna la dieta corretta, una dieta che sia ricca di fibre, di carboidrati complessi, cioè non di quelli che sono, di quegli zuccheri che sono facilmente dolci in bocca, lo zucchero, il saccarosio, per dire non i dolci, ma di carboidrati complessi, le farine, il pane, la pasta, in quantità che stabilirà il vostro medico. Va evitato un ridotto apporto di grassi, vanno curate quelle patologie tipiche dell'età senile, come ad esempio le dislipidemie, cioè i casi in cui aumenta il grasso nel sangue, il colesterolo, va curata l'ipertensione, perché se io vado a rubare da solo vengo denunciato come ladro, ma se io vado a rubare con più persone divento un'associazione a delinquere. Obesità, ipertensione, diabete insieme sono delle associazioni a delinquere che aumentano la pena, che in questo caso sono le malattie. Perciò attenzione, fare in modo di ridurre questa patologia, e questo è possibile se attuiamo una prevenzione fin dall'età infantile. Un caro saluto a tutti. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Geriatria in onda, a cura del professor
Carlo D'Angelo.